E salve a tutti i disonesti e disoneste, io sono Dison Brocchius, bentornati al mio canale. Oggi siamo qui su una top list dei 5 programmi per editare migliori che ci sono nel mercato. Beh ragazzi, è diciamo una top list che è mia personale, che quindi ho già utilizzato questi programmi. Ho creato questa top list per voi che siete state per iniziare nel mondo dell'avventura di YouTube o dell'editing video. Quindi voglio iniziare con 5 programmi che sono di base, secondo me, i migliori per la registrazione del vostro schermo. Iniziamo dal quinto fino al primo posto. Quinto posto, Bandicam. Bandicam è un piccolo programma per registrazione sviluppato da casa indipendente ed è molto buono. Diciamo che ha uno stile grafico molto intuitivo. Però gli do sempre due pecche, secondo me, Bandicam. Bandicam è un programma che funziona abbastanza bene, fa registrazione 1980, ma comunque registra bene ai 480. I difetti di questo piccolo programmino sono parecchi, secondo me, anche perché, diciamo, iniziamo da dire che c'è la possibilità. Bandicam è free per utilizzo gratuito, però se volete registrare più di 10 minuti dovete o riavviare la registrazione con Bandicam oppure addirittura passare a comprarlo a 36 euro. Però non vale la pena ragazzi, perché adesso andremo a vedere dei programmi che sono molto meglio. E diciamo che Bandicam per 36 euro all'anno non vale la pena spendere questi 36 euro, perché ha parecchi problemi. Problemi del fatto di registrazione, perché avrete un calo degli FPS, dei frame in partita e nella registrazione. Ed è un po' un casino settarlo, come quasi tutti i programmi che andremo a vedere, tranne alcuni che si differenziano. E diciamo che è abbastanza buono perché per chi vuole iniziare, per chi non ha un buon computer performante, può andare anche abbastanza bene il programma, però non avrete la qualità del 1980 in 60 fps fissi continui. Quindi l'ho messo al quinto posto perché diciamo. Sì, è funzionale, ma fino a un certo punto. E un'altra cosa, Bandicam purtroppo quando avviate un programma, come tutti gli altri, mi mette sempre che è stato già avviato, come Steam, come Photoshop, come Vegas Pro. Questo invece no, si deve continuare a avviare, quindi il programma si sovraccarica, quindi magari vi trovate magari avviato 20 volte e il PC non riesce più ad andare avanti anche quando hai 32 GB di RAM ed è una brutta cosa e magari non si registra lì. Quindi lo consiglio solo per chi vuole iniziare e non vuole star là tanto a perdere tanto tempo. Al quarto posto, Camtasia Studio. Camtasia Studio ragazzi, oltre ad essere un grandissimo programma per l'editing, che a mio parere è veramente ottimo per chi vuole iniziare, Camtasia Studio è fatto apposta anche per la registrazione sia in game che no. Non ha problemi per registrare in full game con nessun tipo di gioco. Ho notato che registra quasi tutti i giochi, soprattutto anche quelli un po' più particolari come Minecraft o Unturned, Canon Launcher, un po' più diversi. Ma comunque non ha mai avuto problemi di registrazione. Un punto aggiuntivo che lo fa superare a Bandicam Camtasia Studio, oltre ad esserci il sistema di editing molto simile a Vegas Pro, che è veramente ottimo, ha un sistema molto intuitivo nella registrazione e nell'editing, ma lasciamo parte stare l'editing. Ha un sistema di registrazione molto particolare che secondo me invidia tutti, ovvero la registrazione audio sfasata. Cosa vuol dire? Che non è come un normale programma di registrazione che registra il microfono e registra l'audio del computer tutti insieme, ma mi divide le varie tracce di audio. Camtasia riesce a registrare vari tipi di tracce di audio, quindi quando andrete nell'editing avrete registrato
una partita, avrete l'audio della partita, quindi del gioco, avrete l'audio del microfono, avrete l'audio di TS, per esempio, di Speak, perché siete con degli amici, state giocando, e potete tutti questi audio andarli a settare, alzare, abbassare a vostro piacimento. Quindi non sarà neanche andato troppo andare a settare strane cose. Con un tocco avete tre tipi di quattro registrazioni o quanto ne fa di tutti gli audio in più del file video, quindi è veramente ottimo secondo me Camtasia. Questo riprende un bel punto in più. Ovviamente ragazzi, se volete provarlo è in free trial 30 giorni, e poi a pagamento, ed è abbastanza costoso Camtasia Studio. Quindi però adesso vedremo, vedere già verso il podio che ci sono programmi che valgono la pena. Terzo posto, OBS oppure Open Broadcaster Software, è uno dei programmi che a mio parere funziona abbastanza bene. Diciamo che è un programmino molto molto leggero, non va a intaccare troppo il proprio computer, non è proprio facilissimo da capire, però bisogna settarlo come il programma che andremo a vedere fra poco, e come Bandicam ovviamente. OBS deve essere settato in base alla potenza del proprio computer, non sempre però registra in qualità full HD, molto spesso mi sono ritrovato magari registrazioni che avevano dei punti in cui c'erano dei cali dei frame, causa si vede troppo utilizzo della RAM, non riesco a capirlo, anche perché ho un 32 GB di RAM ragazzi, e fa un po' il fastidio vedere che OBS mi faccia queste piccole pecche qua. Dopo cosa posso dire? OBS è molto buono, l'ho settato per le live e mi sto trovando tanto bene per le live, che purtroppo non posso fare col prossimo programma che andremo a fare. Comunque per la registrazione OBS è abbastanza buono, non ha crash, non praticamente mai, perché è proprio molto leggero come programmino, ed è gratuito, non è a pagamento. Il tuo consiglio è scaricare OBS Studio perché la versione è un po' più potente, se avete un buon PC funziona veramente bene, però comunque OBS funziona sempre con un PC abbastanza performante, perché anch'esso va a calare di frame in base all'utilizzo della RAM, in base al vostro computer. Quindi OBS è come Bandicam, diciamo un po' migliorato OBS, solo per il fatto che OBS è gratuito e però è meno intuitivo di Bandicam utilizzare, ma comunque è più facile da settare. Poi ci sono miliardi di tutorial di come settare OBS nel vostro computer. Secondo posto, XSplit l'ho scoperto grazie a YouTube, mentre stavo andando a cercare un po' di programmi per la registrazione, non tanto per la registrazione ma per lo streaming casalingo, tra i suggeriti di YouTube, della comunità di YouTube, c'era XSplit. XSplit ragazzi è un programma gratuito, se volete pagarci anche la versione a pagamento, ma comunque è gratuito, non avete limitazione, avrete... io consiglio XSplit soprattutto per il fatto delle live, per la registrazione, ma si può fare anche registrazione casalinga tranquilla, come se di registrare. Allora, come programma è molto molto buono, non crasha praticamente mai, se avete un buon PC non crasha praticamente mai, mi è capitato solo una volta ma dovevo ancora settarlo. Ecco, l'unico problema è come OBS e come Bandicam, XSplit deve essere presettato sempre in base alle vostre preferenze, e non registra, diciamo che registra con maggior qualità rispetto OBS, però diciamo che XSplit abbastanza bene, soprattutto hanno fatto di settabile nelle scene meglio di OBS, ecco perché l'ho messo dopo di OBS. XSplit ha delle scene pre-impostabili molto più carine, molto più elaborate, potete fare molto più carino sinceramente XSplit di OBS, e quindi lo consiglio, lo metto come secondo posto, come sia come le live come nella registrazione, perché te potete settare le scene anche per la registrazione. Quindi veramente ottimo, sinceramente per me programma veramente carino, completo, senza problemi e facile da intuire. Ovviamente è in inglese, è l'unica parte negativa, c'è la versione a pagamento ma a mio parere non dà tanto di più questa versione a pagamento, però diciamo che fa il suo lavoro e lo fa abbastanza bene. Al primo posto ragazzi abbiamo un programma che pochi conoscono e che forse non è ancora tanto utilizzato, ma io l'ho trovato che è il migliore,
Nvidia Shadow Player. Nvidia Shadow Player è un programma della Nvidia per tutte le sue schede video GTX Nvidia. Ragazzi, questo programmino è una bomba. Veramente, io non ho mai trovato un programma del genere che funzionasse in questo modo. Allora, Nvidia Shadow Player o Nvidia Experience è gratuito, non dovete pagare nulla, è completamente gratuito, solo però con una limitazione, ovvero la limitazione che dovete avere una scheda Nvidia, quindi una scheda by Nvidia, non nel senso che sia di marca Nvidia, ma io per esempio ho un Asus GTX 1070, è powered by Nvidia e quindi funziona tranquillamente il programma. Quindi se avete un computer con scheda grafica AMD, ma mi dispiace ragazzi, non può funzionare questo programma. Questo programma, a differenza di tutti, non va a intaccare la registrazione, non va a intaccare i frame, non fa laggare il vostro computer e non fa laggare la vostra registrazione, ed è favoloso. Non è già presettato, ok? Questo programma si presetta in base alle vostre componentistiche del vostro computer, quindi è una cosa fantastica. Veramente un applauso a Nvidia che ha creato questo piccolo programma. E diciamo che mi sono trovato benissimo fin da subito, sia nel fatto di registrazione, delle live un po' meno, perché diciamo che ha un po' di ritardo, diciamo che Nvidia deve registrare, dopo deve inviare, c'è sempre troppo tempo. Secondo me meglio, secondo me per le live ragazzi, puntate su un XSplit o un OBS. Nvidia Shadow Player registra in 60 frame al secondo, sempre fissi, non cala la vostra registrazione come ho già detto, e registra in Full HD, sempre al massimo delle vostre impostazioni. Non dovete diminuire la grafica del vostro gioco perché non perdete FPS, potete settare la telecamera, il microfono, varie cose. Diciamo che non fa tanto altro questo programma, ma solo il fatto del supporto, che è fatto da Dio, e finalmente ho trovato questo programma, è fatto da Dio, perché finalmente avere un programma che non so come fa, ma non ti fa calare di frame e di FPS e registrare in 60 FPS, avrete una qualità maggiore dopo sul reso di YouTube. Ad esempio, io tutti i miei video, anche se li carico in 30 fps, sono registrati in 60 fps, in modo da riuscire a catturare la qualità video che è possibile catturare, e dopo vabbè la restringo, ma comunque dopo su un video, anche se lo vedete a 480 o 360, il video si vede anche lo stesso bene, perché è registrato in 60 fps e quindi riesce a reggere di più la categoria un po' più bassa, e quindi è veramente veramente ottimo. Niente cali, niente problema. L'unico problema è fatto della componentistica, che dovete avere per forza una scheda video GeForce o Nvidia, faccio prima dire Nvidia, e l'unico parte negativa è la pesantezza dei file. Ovviamente, essendo che registra in 60 fps in full HD, sempre costante, senza crash e roba, diciamo che pesano parecchio. Magari su un video di Camtasia o Bandicam, tutti gli altri programmi che pesa magari 1-2 giga per 20 minuti, Shadow Player pesa sui 10 giga. Lo so, sono tanti anche da editare, però sinceramente la qualità si nota veramente tanto. E un'altra pecca che purtroppo io vorrei che la casa Nvidia o l'XSplit facessero, sistemassero, che vado in conflitto. Io volevo utilizzare XSplit per il live streaming, ma purtroppo XSplit e Nvidia Experience vanno in conflitto, e quindi non posso fare tutti e due insieme, nel senso magari voglio... Allora, io adesso sto registrando e sto usando Nvidia, magari volevo fare una live fra 5 minuti e XSplit si desetta e anche Nvidia. Tipo, avvio XSplit, si desetta e Nvidia, e tocca risettarlo tutto da capo. Più che altro le sorgenti, non tanto il fatto dello schermo, microfono, ma bisogna risettare tutte le sorgenti audio, le sorgenti video e bla bla bla.
E lo stesso con Nvidia, video Nvidia mette che fa contrasto con XSplit e tocca risettare un'altra volta tutto. E questo qua mi ha un po' roso il deretano, perché sinceramente un programma XSplit funzionava benissimo, volevo utilizzare per live, ma niente. Quindi mi sono adeguato con OBS, che comunque per settare le scene è molto carino anche quello. E poi se ci mettete un po' di tempo e di passione riuscite a settarlo anche bene, anche OBS per le live. Bene, io spero che questo video dei 5 programmi, top 5 programmi per la registrazione del vostro schermo, vi sia piaciuto. Lasciate un bel like in tal caso, iscrivetevi a tutti i miei social e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao ciao!